Ci sediamo in una posizione comoda, a gambe incrociate, in Sukhasana oppure con i piedi portati al di sopra delle cosce, in Ardha Padmasana. Iniziamo a portare l'attenzione al nostro respiro. Osserviamo l'inspirazione e l'espirazione. Iniziamo ora con il pranayama, Surya Vedana. Portiamo la mano destra in Vishnu Mudra, ripiegando indice e medio sul palmo. Inspireremo dalla narice destra, chiudendo la narice sinistra. Tratterremo il respiro a polmoni pieni, portando il mento allo sterno in Jalandhara Bandha. Ed espireremo dalla narice sinistra, chiudendo la narice destra. Ogni volta inspiriamo destra, tratteniamo a polmoni pieni, espiriamo sinistra. Iniziamo. Terminiamo il pranayama con l'espirazione dalla narice sinistra. Poi portiamo le mani giunte al petto per il Brahma Namaskar.
Iniziamo la nostra pratica alzandoci in piedi e visto che questa è una pratica del mattino, cominceremo con tre saluti al sole. Darò le indicazioni nel primo saluto e poi ognuno proseguirà. Inspiro, espiro. Inspiro, sollevo le braccia. Espiro, mani a terra, uttanasana. Inspiro, indietro la gamba destra. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Trattengo negli otto punti, inspiro nel cobra. Espiro nel cane. Inspiro avanti la gamba destra, espiro Uttanasana, inspiro salgo, espiro angeli, inspiro, espiro, inspiro sollevo le braccia, espiro Uttanasana, inspiro indietro la gamba sinistra, espiro Adho Mukha Svanasana. Trattengo negli otto punti, inspiro nel cobra, espiro Adho Mukha Svanasana, inspiro avanti la sinistra, espiro Uttanasana, inspiro salgo, espiro angeli. E ora altre due volte. Terminiamo i nostri saluti al sole, rimettiamo se necessario a posto il tappetino e ci mettiamo seduti. Inspirando solleviamo le braccia, espirando ci giriamo alla nostra destra, portiamo una mano sul ginocchio, una mano dietro appoggiata a terra, o se desideriamo rendere la posizione un pochino più intensa, portiamo la mano destra ad agganciare la coscia sinistra. Per tutta la pratica, naturalmente, respiriamo con la respirazione Ujjayi. Inspirando solleviamo le braccia ed espirando ci giriamo a sinistra.
Torniamo al centro, sempre sollevando le braccia e portiamo le mani in Angeli Mudra. Portiamo davanti a noi piegato il braccio sinistro, passiamo sotto il braccio destro, intrecciamo le braccia, uniamo i palmi delle mani, solleviamo le braccia in alto per Garudasana. Respiriamo. Ed espirando scendiamo portando a terra le braccia e rilassando il collo. Torniamo lentamente su, sciogliamo la posizione, portiamo indietro in alto il braccio sinistro, il braccio destro sotto, dietro la schiena, agganciamo le mani, Gomukhasana. Continuiamo a respirare in Ujjayi e poi espirando scendiamo, portiamo la fronte a terra, rilassiamo. E ritorniamo, sciogliamo. Portiamo il braccio destro piegato, sotto passiamo col braccio sinistro, intrecciamo le braccia, uniamo i palmi delle mani, solleviamo, respiriamo. E poi durante l'espirazione scendiamo portando le braccia a terra e rilassando la testa. Torniamo su, sciogliamo la posizione, portiamo il braccio destro dietro la testa, agganciamo con la mano sinistra, respiriamo e poi espirando scendiamo in avanti portando la fronte a terra e rilassando. Torniamo su, sciogliamo la posizione e ci mettiamo con calma in quadrupedia. Inspirando solleviamo la gamba destra, espirando puntiamo il piede a terra. Inspirando ci solleviamo nel cane che guarda in basso, portando in alto la gamba sinistra e respiriamo. Torniamo con le ginocchia a terra. Inspirando solleviamo la gamba sinistra, espirando puntiamo il piede. Inspirando solleviamo la gamba destra in alto nel cane che guarda in basso. Teniamo la posizione, respiriamo in Ujjayi e poi torniamo di nuovo in quadrupedia. Inspirando solleviamo la gamba destra, espirando il piede a terra. Inspirando saliamo sollevando la gamba sinistra. Giriamo il fianco sinistro sul fianco destro e flettiamo il ginocchio. Manteniamo il piede attivo. Respiriamo. E distendendo prima la gamba, scendiamo di nuovo giù. Inspirando, solleviamo la gamba a sinistra. Espirando, puntiamo il piede a terra. Inspirando, solleviamo la gamba destra. Giriamo il fianco destro sul fianco sinistro, flettiamo il ginocchio. E poi portiamo il piede a terra, cane che guarda in basso.
Inspirando solleviamo la gamba destra, espirando portiamo il piede tra le mani, poggiamo il ginocchio sinistro a terra, portiamo le mani giunte in Angeli Mudra al petto. Allunghiamo bene la schiena, inspiro, sollevo le braccia, vado in affondo, e poi cerco di andare il più indietro possibile con la schiena, rilasso la testa, le mani sono in Kali Mudra. E torno in Adho Mukha Svanasana. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, espiro, porto il piede tra le mani, ginocchio destro a terra, mani in Angeli Mudra. Inspiro, vado in affondo, sollevo le braccia, espiro, vado indietro quanto posso. Torno in Adho Mukha Svanasana . Inspiro, sollevo la gamba destra, espiro, porto il piede tra le mani, ginocchio sinistro a terra, Angeli Mudra. Inspiro, allungo bene la schiena, espiro, vado in torsione a sinistra. Sollevo le braccia in alto, allontano le mani, apro bene le spalle e poi porto la mano sinistra sul piede sinistro e allungo bene il fianco e il braccio destro. Guardo in alto. Ritorno nella posizione frontale, distendo la gamba destra, lasciando l'appoggio sul tallone. Inspiro, allungo la schiena, sollevo le braccia in alto. Espiro, scendo col busto sulla gamba, allungo bene la schiena, rilasso. Torno in Adho Mukha Svanasana, ogni volta prendo bene la posizione, inspiro, sollevo la gamba a sinistra, espiro, porto il piede tra le mani, ginocchio destro a terra, Angeli Mudra. Inspiro, allungo bene la schiena, espiro, vado in torsione a destra. Con la successiva inspirazione sollevo le braccia in alto e apro bene le spalle. Poi scendo portando la mano destra sul piede destro e allungando bene fianco e braccio sinistro. Guardo in alto. Torno avanti. Distendo bene la gamba a sinistra, inspiro, allungo la schiena, espiro, scendo sulla gamba. Torno in Adho Mukha Svanasana. Inspiro, sollevo la gamba destra. Espiro, porto il piede tra le mani, salgo in Alanasana.
Virabhadrasana 2. Trikonasana. Porto il braccio sinistro dietro la schiena e afferro la coscia o in alternativa la maglietta. Torno in Adho Mukha Svanasana. Inspiro, sollevo la gamba a sinistra. Espiro, porto il piede tra le mani, Alanasana. Tengo sempre bene la posizione con una profonda consapevolezza e attenzione al respiro. Virabhadrasana 2. Trikonasana. Porto il braccio destro dietro la schiena, afferro la coscia o la maglietta. Adho Mukha Svanasana. Inspirando sollevo la gamba destra, espirando porto il piede all'esterno della mano destra. Mantengo la schiena allungata, sento le spalle aperte. E poi porto le mani molto davanti a me, fuori dal tappetino, se lo uso, e rilasso la testa. Torno in Adho Mukha Svanasana. Inspirando sollevo la gamba a sinistra, espirando porto il piede all'esterno della mano sinistra. Mantengo la schiena allungata, respiro e poi porto le mani lontane. Allungo ancora di più la schiena e rilasso la testa. Torniamo in Adho Mukha Svanasana. Salto con i piedi alle mani e resto in Uttanasana. Inspirando allungo la schiena guardando avanti, espirando torno giù in Uttanasana, inspirando salgo con il busto portando le braccia lateralmente, espiro porto le mani in Anjali Mudra, inspiro nella posizione, espiro porto giù le braccia, inspiro le porto su, espiro Anjali Mudra.
Se il tappetino si è un po' sgualcito, lo rimetto a posto, poi divarico le gambe, porto i piedi all'incirca in linea sotto i polsi, piedi paralleli. Inspiro, allungo bene la schiena, espiro, scendo per portare la testa verso terra. Chi dovesse essere dotato di cocuzzolo di capelli in testa o modifica la pettinatura oppure pratica in spiaggia e provvede a crearsi lo spazio necessario. Restiamo nella posizione, magari anche chiudendo gli occhi e respirando con calma. Lentamente su con la schiena, ricopriamo eventuali fosse e ci mettiamo seduti. Distendiamo la gamba a sinistra. Pieghiamo la gamba destra sulla gamba sinistra, inspirando solleviamo il braccio destro, portiamo la mano dietro la schiena, inspirando solleviamo il braccio sinistro e andiamo in torsione a destra. Possiamo tenere questa posizione oppure portare le mani giunte al petto in Anjali Mudra. Torniamo avanti, distendiamo la gamba destra, pieghiamo la sinistra sulla destra, inspirando solleviamo il braccio sinistro, lo portiamo dietro a terra, inspirando solleviamo il destro, portiamo il gomito al di là del ginocchio sinistro e andiamo in torsione a sinistra. Anche qui possiamo portare le mani giunte al petto in Anjali Mudra. Torniamo avanti, distendiamo entrambe le gambe, teniamo i piedi attivi e andiamo in Paschimottanasana. Inspirando allunghiamo la schiena, espirando scendiamo nella posizione. Ricordiamoci che in Paschimottanasana è ottimo riuscire ad unire anche ad Ujjayi la respirazione addominale. Quando inspiro dilato l'addome, quando espiro lo riporto indietro. Torniamo su con la schiena, pieghiamo poi la gamba destra, la pianta del piede appoggiata saldamente alla coscia sinistra, afferriamo l'alluce con la mano sinistra, mano destra al fianco, inspirando ci allunghiamo bene sulla gamba, espirando apriamo il busto verso l'alto, solleviamo il braccio e portiamo la mano destra al piede sinistro. Ritorniamo su, distendiamo la gamba destra, pieghiamo la sinistra. Per andare in Parivrittajanu Shirshasana prendiamo l'alluce, portiamo la mano sinistra al fianco,
Inspirando ci allunghiamo sulla gamba, espirando apriamo il busto, solleviamo il braccio e portiamo la mano al piede. Torniamo su. E terminiamo la nostra pratica con qualche istante di silenzio.